Buongiorno a tutti, benvenuti ad Allenati con Unibo. Sono Camilla del CUS Bologna e con me oggi farete una lezione di Pilates. Oggi ragazzi lavoriamo un pochino di più sulla flessibilità, la mobilità e quindi un pochino anche più sugli allungamenti. Vi mettete in appoggio, guardate, tieni seduti, avete le vostre mani sulle tibie, da qui fate un inspiro e buttando fuori l'aria scendete con le mani verso i piedi, incastrate la testa tra le ginocchia. Inspiro, ritorno su con il petto, apro bene e fuori l'aria, riscendo verso i piedi e rincastro la testa tra le ginocchia. Ancora due volte, inspiro, fuori l'aria, scendo. E l'ultima, inspiro e fuori l'aria, scendo. Da qua mi sposto un pochino più avanti sul tappetino, così avete lo spazio per scendere. Inspiro, sempre prendo bene il petto, butto fuori l'aria, stacco le braccia dalle tibie e scendo piano piano, una vertebra alla volta, completamente in appoggio al tappetino. Da qui avvicino leggermente i piedi al gluteo. Inspiro, aumento la curva lombare, butto fuori l'aria, l'appiattisco, salgo in ponte, salgo con le braccia oltre la testa e poi scendo. Inspiro di nuovo, creo la curva lombare, butto fuori l'aria, l'appiattisco, salgo in ponte e vado con le braccia oltre la testa e scendo. Un'ultima volta, inspiro, fuori l'aria, sollevo e sollevo le braccia oltre la testa. Scendo, rimango in appoggio supino, sollevo la gamba destra a 90 gradi, la gamba destra distende verso il fondo della stanza, fletto di nuovo e poi distende in alto. Quindi iniziamo già un pochino a sciogliere ed allungare la gamba, concentrandoci sulla parte posteriore. Ancora due volte allungo e poi vado verso l'alto, l'ultima allungo, vado verso l'alto. Lascio la gamba a 90 gradi, apro verso l'esterno l'anca, distendo la gamba, torno in centro e torno con le ginocchia verso il petto. Ancora 3, 2, 1. E mi fermo al tappetino. Faccio lo stesso con l'altra gamba, sollevo 90 gradi, distendo, fletto e vado verso l'alto, distendo e in alto, distendo e in alto. Ancora 2, 1, ok, mi fermo qui, apro verso l'esterno, allungo, ritorno in centro con il ginocchio verso il petto, ancora apro e torno. Mobilizziamo così un pochino l'anca. Mi fermo e riappoggio il piede al tappetino. Ora allargo le braccia come due ali, scivolo verso destra con entrambe le gambe, le ginocchia rimangono sfalsate e poi vado dall'altro lato. Inspiro, fuori l'aria e vado verso destra. Inspiro in centro, fuori l'aria e vado verso sinistra. Ancora una volta per lato. Qua. Mobilizziamo un pochino la schiena e vi fermate poi in centro. Sollevo le braccia verso il soffitto, un braccio va oltre la testa, a pochi centimetri dal tappetino, e un braccio lungo il corpo, sempre sollevato a pochi centimetri. E cambio. E cambio. Respirazione fluida, quindi non meccanicizzatela troppo. Ok, l'ultima, e vi fermate verso l'alto. Da qui apro bene bene le braccia, inspiro, fuori l'aria, le richiudo verso il soffitto. Inspiro, apro bene bene le braccia, fuori l'aria e chiudo in alto. Inspiro, fuori l'aria, lascio le braccia verso l'alto e da qui lavoro con le scapole. Inspiro, stringo le scapole indietro, fuori l'aria e le allontano, quindi si sollevano un pochino di più verso il soffitto le mani. Inspiro, stringo bene le scapole, fuori l'aria e le allontano, ancora, e mi fermo in neutro. Da qui lavorate con spalle e scapole insieme. Dovete pensare di scorrere sopra le rotaie di un treno, quindi sollevo le spalle verso le orecchie e le arrotondo indietro. Inspiro, fuori l'aria, inspiro, fuori l'aria, ancora due, le facciamo su indietro una e ci fermiamo. Riappoggiamo le mani lungo il corpo. Da qui distendo la gamba sinistra, sollevo la destra a 90 gradi e distendo la gamba verso l'alto. Apro la gamba verso l'esterno,
e chiudo. Apro verso l'esterno e chiudo. Cerco di bloccare l'altra anca al tappetino, quindi di non trasportarla con il movimento della gamba che rimane verso il soffitto. Fate dei movimenti un pochino più piccoli. Ok, vi fermate in alto ed eccomi fate. Cerchi in apertura, quindi dall'alto vado verso l'esterno, vado verso il basso e ritorno. Ancora uno e poi cambiamo giro. Da qui. Uno, vado all'interno, basso, esterno, alto. Ancora uno e vi fermate. Ora la gamba rimane leggermente sollevata, la sposto oltre la sinistra, sollevo anche il fianco ed è come se qualcuno mi tirasse dal piede. Mi fermo in centro, lascio sempre sollevata la mia gamba destra oltre la sinistra, quindi sono incrociata. Pochissimi centimetri, quindi non l'appoggio, ma la lascio sollevata e anche qui penso sempre che qualcuno mi stia tirando dal piede. Mi fermo, vado a fare tutto con l'altra gamba. Sollevo, distendo verso l'alto, apro e chiudo, apro e chiudo. Ancora una. Ok, da qui andiamo a fare i cerchi in apertura. E in chiusura. L'ultima. Ok, la gamba che rimane sollevata, la porto oltre la sinistra, sollevandomi il fianco. Faccio un bel inspiro, fuori l'aria torno e poi dritto per dritto, sempre incrociata e penso sempre che qualcuno mi stia tirando dal piede. Benissimo, mi fermo da qua, sollevo le braccia oltre la testa, faccio un bel inspiro. Penso di allungare sia dai piedi che dalle braccia, butto fuori l'aria e rilasso. Ne faccio un altro, questa volta metto i piedi a martello in modo da allungare bene tutta la parte posteriore del corpo. Fuori l'aria e rilasso. Un altro bel inspiro, questa volta tiro le punte dei piedi e allungo bene tutta la parte anteriore. E fuori l'aria e rilasso. Bene, da qui inspiro, butto fuori l'aria, sollevo le braccia, la testa, il collo e le spalle e mi fermo in questa posizione, guardando verso i piedi. Da qui sciolgo un pochino a destra, un pochino a sinistra, cercando di lavorare sullo sblocco che a volte ci aiuta poi per il roll up. A volte si hanno dei blocchi proprio a livello di parte dorsale, dove abbiamo praticamente noi donne il gancino del reggiseno e poi mi fermo e ritorno in appoggio. Inspiro, butto fuori l'aria di nuovo, sollevo, rimango qui e da qua. Inspiro, fuori l'aria provo a salire un pezzettino di più. Inspiro, fuori l'aria salgo un pezzettino di più. Inspiro, fuori l'aria salgo un pezzettino di più. Inspiro, fuori l'aria e poi mi fermo. Lo rifacciamo un'altra volta, inspiro fuori l'aria, sollevo, qui mi blocco. Pensate anche che il vostro pube non si deve arricciare tornando verso il petto, ma si allunga verso i piedi. Inspiro, fuori l'aria. Inspiro, fuori l'aria. Inspiro, fuori l'aria. L'ultimo. Bene, da qua inspiro, butto fuori l'aria, vado a fare un roll up completo. Quindi sollevo le braccia, la testa, il collo, le spalle, buttando fuori l'aria e vado ad allungarmi verso i piedi una volta. Se non riuscite, ritorno piano piano in appoggio, controllo bene anche il ritorno, quindi non lasciatevi cadere indietro. Se non ce la faccio, quando mi sono fermata qui, vado a prendere le ginocchia da dietro con le mani, mi faccio trasportare seduta, allungo le gambe, faccio il mio allungamento in avanti e torno indietro. Se invece, per esempio, avete una pallina di quelle del Decathlon da gonfiare, ve la potete mettere dietro la schiena, proprio a questa altezza dorsale, quindi starete in una posizione molto più sollevata, ma nel momento in cui andate verso i piedi avete una leggera spinta dalla pallina e intanto iniziate a sciogliere così il movimento di roll up. Bene, ci fermiamo in questa posizione e da qua inspiro, butto fuori aria, sollevo le ginocchia. Spingo bene sulle braccia e poi porto le gambe oltre la testa. Cerco di crescere bene verso l'alto con gli ischi, quindi con la parte posteriore,
in modo da non schiacciarmi troppo con le gambe al petto. E poi scendo. Fletto prima le ginocchia, piano piano controllo la discesa e riallungo le gambe. Di nuovo roll up. Inspiro. E allungo. E ritorno piano piano indietro. Controllo, non mi chiudo. Controllo, controllo, controllo. E riscendo di nuovo in appoggio. L'ultima volta vado indietro, sollevo le gambe, le sollevo oltre la testa. Allungo bene. Apro verso l'alto, poi fletto le ginocchia e piano piano ritorno in appoggio e distendo di nuovo le gambe. Se a questo punto fate fatica, piuttosto rimanete se non riuscite ad andare oltre la testa, in questa posizione da qui. Sciolgo, sciolgo, spingo bene sulle braccia, attivo bene l'addome, provo a fare dei piccoli movimenti a spostare le gambe verso il naso. Poi verso la fronte, piano piano sciogliere un pochino la schiena. Di nuovo roll up, inspiro e riallungato un'altra volta verso i piedi. Da qui vi fermate seduti, avete le gambe larghezza spalle, larghezza anche, e vado a mettere le mani all'interno delle ginocchia. Faccio un bel inspiro, la schiena è bella dritta, butto fuori l'aria, la pancia è indentro verso la schiena, allungo verso i piedi, le mani, allungo bene la lombare, non tiro dalle spalle e la testa è come se volesse crescere oltre i piedi. Da qui scivolo sempre con le mani all'interno delle ginocchia, piano piano vado indietro, stacco le gambe, faccio un piccolo dondolino indietro, mi risollevo e di nuovo vado verso i piedi. Se volete lavorare un pochino più con la respirazione, da qui in. Fuori l'aria in tutto il movimento di ritorno fino ad allungare verso i piedi. Anche qua, se fate fatica al ritorno e vi date la spinta, rimanete qui, fate un piccolo dondolino, riprendete le gambe e vi fate ritrasportare dalle gambe in posizione seduta. Qui vi fermate, aprite le braccia come due ali, io ci sto poco. Inspiro, poi butto fuori l'aria, vado con la mano sinistra, il mignolo sinistro, oltre il mignolo destro del piede e allungo per 3 volte. 1, 2, 3. Inspiro, torno in centro, fuori l'aria. 1, 2, 3. Inspiro. 1, 2, 3. Inspiro. L'ultima volta per lato, siate stabili con la parte degli ischi del bacino in modo che i piedi non slittino uno rispetto all'altro. Inspiro. In. Ok, ci fermiamo. Vi girate in orizzontale sul tappetino, mettete le gambe a Z, quindi una flessa in avanti e una indietro. Il più possibile i glutei devono rimanere in appoggio al tappetino. Se fate fatica potete rimanere anche in questa posizione. Da qui metto mano vicina alla gamba flessa avanti, fletto leggermente il gomito, spingo indietro la spalla. Inspiro, allungo bene tutto il fianco. Io in questo caso sto allungando il destro. Nel frattempo spingo con il gluteo verso il basso perché se voi allungate troppo lo staccate e non avete un massimo allungamento. Dovete pensare di averlo da un punto con il braccio e dall'altro con il gluteo che spinge a terra. Inspiro, torno in centro, sempre da questo lato. Inspiro, fuori l'aria. Ok, potete anche invertire la respirazione. Inspiro allungo, in questo caso create molto più volume nella cassa toracica e fuori l'aria torno in centro. Bene, da qui vado di nuovo ad allungarmi, questa volta anche il braccio destro va a congiungersi insieme a sinistro. Questa volta stacco il gluteo, vado in avanti con il petto, allungo bene. Per tornare in posizione stacco il braccio destro di nuovo, passa verso l'alto, quando è verso il soffitto, in perpendicolare al corpo, sollevo bacino e gluteo, faccio fare tutta la rotazione al braccio e ritorno seduta in posizione a Z. Cambio la posizione delle gambe, quindi le inverto, vado a fare la stessa cosa dall'altro lato. Quindi proviamo la respirazione inversa. Inspiro, fuori l'aria. Inspiro, sentirete anche un allungamento maggiore, fuori l'aria torno.
Inspiro e qui ruoto, apro bene il petto, in questo caso il gluteo si staccherà dal tappetino, stacco il braccio, lo porto verso il soffitto, quando è verso il soffitto sollevo gluteo e anche e poi mi riappoggio al tappetino facendo finire la rotazione del braccio. Bene, ragazzi, ci mettiamo in posizione di quadrupedia e andiamo sempre a lavorare un pochino sulla mobilizzazione e aumentare la flessibilità anche delle anche. Quindi da qui apro un pochino di più le ginocchia verso l'esterno, spingo il gluteo verso i talloni e mi allungo avanti. Torno in centro, richiudo le ginocchia, mi sposto leggermente in avanti con il bacino, le spalle sono lontane dalle orecchie e di nuovo torno prima in quadrupedia, apro le ginocchia, spingo il gluteo verso i talloni, mi allungo bene. Di nuovo torno in centro e vado avanti, portando il pube verso il tappetino. Non lo appoggio del tutto, ma lo lascio leggermente sollevato. Torno indietro, l'ultima volta apro bene, fuori l'aria, vado avanti. Ok, bene, vi fermate in quadrupedia e lavoriamo sulla mobilizzazione della parte alta. Stacco il braccio sinistro, da qui il braccio sinistro si apre verso l'alto, inspiro, guardo verso il soffitto, verso la mano, fuori l'aria, la porto all'interno del braccio e l'appoggio. Mi fermo poi in centro, il braccio va in avanti, fa un cerchio indietro e poi al contrario, da dietro in avanti. Ancora una volta, inspiro, apro bene, fuori l'aria, ruoto, mi fermo davanti, vado a fare un cerchio indietro e poi un cerchio in avanti. Cambio lato, ne facciamo due per parte. Inspiro, apro bene, fuori l'aria, passo la mano all'interno del braccio in appoggio, vai in avanti, fa un cerchio indietro e poi un cerchio in avanti. Cercate di non muovervi troppo durante i cerchi con il busto. Ultima, inspiro, davanti a dietro e da dietro in avanti. Benissimo, qui ci fermiamo. Appoggiamo le punte dei piedi al tappetino, stacco le ginocchia, spingo il gluteo verso l'alto, vado nel cane a testa in giù. Da qui sciolgo un pochino le ginocchia, mi fanno una flesso estensione e poi ci aggiungo piano piano anche il movimento delle anche. Quindi inizio a spostare un pochino di più anche queste verso il basso e poi ritornano in posizione. Ok, bene, da qui ci fermiamo. Cammino con le mani verso i piedi e risollevo piano piano una vertebra alla volta. Bene ragazzi, da qui lavoriamo solo sulla mobilizzazione e flessibilità della schiena. Faccio un bel inspiro, butto fuori l'aria, scendo con il mento verso il petto e vado piano piano una vertebra alla volta verso i piedi. La testa è morbida, se riuscite appoggiate tutto il palmo della mano, se non riuscite vanno benissimo anche i polpastrelli, se proprio non arrivate, flettete le ginocchia e mettete in appoggio le vostre punte delle dita. Da qui fletto ed estendo le ginocchia. Fletto ed estendo. Se fate fatica proprio a livello di mobilità e di completa estensione delle ginocchia, va benissimo anche poco, piccolo piccolo, anche questa cosa qua. Guardate sempre verso le ginocchia, la testa non ha tensioni, è lasciata proprio in allungamento anch'essa. Ok, ci fermiamo, risolleviamo piano piano una vertebra alla volta e rifacciamo un'altra discesa. Inspiro e poi butto fuori l'aria, scendo verso i piedi e vedo, valuto se sono arrivato un pochino più giù, se sono un pochino più flessibile. L'abbiamo fatto pochissimo, ma se voi poi vi prendete un po' di tempo, vedrete che piano piano riuscite a migliorare questa discesa verso il basso e piano piano toccherete con tutta la mano. Ragazzi, spero siate un pochino più flessibili e mobili. Ringrazio tutti per aver partecipato ad Allenati con Unibo. Vi do appuntamento alla prossima lezione e buona giornata.